Il fascino dello spazio è protagonista del nuovo film di Alfonso Cuarón, Gravity, una fascinazione che colpisce tutti gli uomini dai primordi, la fascinazione del silenzio assoluto, di quello sguardo improvvisamente distaccato fisicamente dell'uomo che si trova nello spazio e che guarda la Terra dall'alto. E allora Sandra Bullock e George Clooney riescono a rappresentarci questa fascinazione con quella che poi sempre di più si dimostra una grande metafora degli ostacoli che tutti quanti noi affrontiamo nella vita, perché questi detriti che improvvisamente creano grossi problemi a questa missione spaziale apparentemente di routine sono ovviamente metafora degli ostacoli, dei detriti che creano problemi nella vita di ognuno di noi. Infatti la scienziata Sandra Bullock, che è la vera protagonista del film, deve superare degli scogli personali, e allora attraverso questo film, in cui invece George Clooney rappresenta il veterano all'ultima passeggiata spaziale, viene esplicitato, soprattutto nella seconda parte, che è quella meno efficace. Se nella prima il ritmo si adegua a questa fascinazione ipnotica, a questo silenzio assoluto, a questo suono che non si propaga, a questi rumori che sono in realtà solo rumori visivi, se mi permettete il termine, e quindi crea un originale percorso uditivo e sensoriale, nella seconda parte invece viene esplicitato in maniera più rumorosa, un po' fracassona, con una colonna sonora che si sostituisce all'assenza dei rumori e che crea un effetto abbastanza straniante e non particolarmente riuscito, un po' retorica anche nel suo sviluppo finale. Nel complesso però comunque una passeggiata nello spazio, letteralmente, visivamente imponente, che riesce comunque a rendere atto e rendere merito all'interpretazione di Sandra Bullock e di George Clooney, e soprattutto all'idea di cinema, sempre originale, devo dire, di Alfonso Cuarón, che in Gravity, con dei difetti, riesce comunque a crearci una nostra passeggiata personale nello spazio profondo. C'è qualcuno? Rispondete.